Viviremo senza pensare all'estate. Senza pensare all'estate. Già che accordo vi interessa la genesi della canzone, posso non parlare. Sì, sì. Puoi parlare, non posso parlare. No, accordarsi è una cosa importante. Capito? Non accordi, parli, fai tutte e due. Senza pensare all'estate è una semplice metafora che sta a descrivere quanto a volte ci aspettiamo che la risoluzione dei nostri problemi arriva dall'esterno, cioè o Dio o qualcuno che ci dà un lavoro migliore di quello che abbiamo, o gli altri che smettono di essere cattivi con noi. La tendenza dell'essere umano è a fare così, a indicare verso l'esterno, mai a dire però magari qualche responsabilità ce l'ho in prima persona. E quindi invece di aspettare l'estate come una cosa bella, sai, speriamo prima o poi arriverà il caldo, l'estate, l'impegno deve essere tutti i giorni, anche se piove, fa schifo, una giornata terrificante, di trovare quel sole, il minimo di sole che ci serve per stare bene al caldo, insomma. Ed è un po' il tema di tutto l'album. Quasi tutte le canzoni di questo disco, anzi direi tutte, hanno il filo conduttore di questa cosa. Sono state scelte quasi in modo... cioè abbiamo paura di scegliere le canzoni di questo album, perché ci sono tantissimi brani della nostra storia musicale che hanno già avuto collaborazioni, seconde vite, ci sarebbe piaciuto mettere Margherita lì dentro, per esempio, uno dei nostri brani storici, però aveva già avuto una seconda vita con la collaborazione di Torino Carotone. Quindi sembrava di fare un torto a lui, come la canzone di Finardi, fatta con Finardi, Asti Est, sarebbe stato bellissimo rifarla, ma questa qua che è in quell'album, esatto. Però già la collaborazione di Eugenio aveva dato una vita molto particolare sua a quella canzone, quindi abbiamo deciso di non farlo, di prendere soltanto brani che avevano avuto una storia particolare, tranne una canzone che si intitola Prima di partire, che abbiamo già interpretato con Carlotta, che è una delle poche artiste italiane che io stimo al 100%, per come scrive, per come canta, per come interpreta, che non capisco come mai non sia famosa a livello mondiale. Guarda a me però. No, te lo dico, tu sei una persona responsabile. No, nel senso che ci sono tantissimi artisti bravi in Italia, Carlotta secondo me è una punta di diamante. L'abbiamo avuta ospite poco tempo fa da Osta, l'abbiamo chiamata... Io mi vergogno quando ci vai a cantare, capito? Perché se ti sento fare due cose, no, vabbè. Sei contrito. Sì, è come stare sul palco con... con Anna Magnani, capito? Andare a fare una recita teatrale, ti trovi Anna Magnani. Ah, beh, non ti è piaciuto. Mi sono svegliato e non ero un poeta, mi sono scordato tutto, anche le notti a pensare. Avrei mollato la musica per non sentirmi fiatare. Cosa rimane di pochi chilometri della tua ultima sosta, della tua ultima battuta? Le menti calde si portano dietro una zainata di pianti sospesi, imprecazioni allegate. Adesso vedo chi sono, il calendario di dopodomani e i cassetti di anziano. E passi in giro con molti ragioni con cui ho imparato a guidare senza pensare all'estate. Senza pensare all'estate. Poserei per un mese, ma quando suona la porta mi viene voglia di andare. Perché le vie dell'illuminazione partono da lampadine che devi solo avvitare. Mi riconoscerò pessimo esempio, smetterò di riporre fiducia sulla mia sfera animale. Su questo
cranio di scimmia, su questo corpo di cane, su questo modo di fare. Adesso vedo chi sono, nella mia strada in salita, di personale precario.